Anche oggi ti sei dimostrato bomber di razza, c'è Chilo infallibile, autore di una doppietta che ha permesso all'Akragas di conquistare 3 punti. Vabbè, intanto diciamo che la cosa principale era portare a casa i 3 punti, anche perché abbiamo iniziato le prime 2 partite con un po' con il freno a mano tirato, ora stiamo smaltendo il lavoro fatto. La dimostrazione è stata domenica, che abbiamo dato l'anima. Oggi dobbiamo fare lo stesso a prescindere chi faceva gol, poi è normale, io essendo l'attaccante della mia squadra sono quello che dovrei finalizzare. Oggi è andata bene, come avete notato mi sono messo il pallone sotto la maglia perché sono diventato papà lunedì, quindi volevo dedicare i gol a mia figlia e alla mia compagna. Ecco, questo Canicattì te l'aspettavi così? Ma sì, perché nel senso così, come bene o male. Un Canicattì così voglioso, che ha giocato a viso aperto. No, ma assolutamente sì, anche perché il passo falso che hanno fatto domenica non fa testo, perché anche noi abbiamo fatto passi falsi, sono partite strane, Canicattì ha degli ottimi giocatori, ha un grande allenatore, lo sapevamo, noi siamo venuti qui con tutta l'umiltà di questo mondo perché sapevamo che per portare a casa i 3 punti dovevamo dare l'anima. Timore no, ma rispetto sì verso questo Canicattì. Assolutamente, ma rispetto, ripeto, verso tutti, perché non bisogna mai abbassare la guardia, perché ogni volta che una partita si sottovaluta si rischia sempre di fare brutte figure. In più oggi, ripeto, incontravamo una grande squadra e bisognava dare il 100%. Sono contenta per i ragazzi, per questo risultato che sono portato a casa. Poi mi conoscete che io non sono una che esulta molto, no? Lavoriamo e andiamo avanti così che andiamo bene, insomma. Come ha visto oggi l'Akragas? Bene, abbastanza bene, diciamo che possiamo fare anche di più, però sicuramente.